Silvia, ecco. Non è la prima volta che ci incrociamo, anzi, hai una voce strepitosa, questo va bene, lo sai. E quanto vale la musica? Quanto vale la musica nel contesto della tua vita e quindi anche in quella degli altri che hai avvicinato attraverso la musica? E vale tanto, per non dire vale tutto, perché comunque io con la musica ci ho vissuto e ci ho convissuto fin dalla prima infanzia. La pianolina di mia sorella, quando io avevo 3 anni, lei ne aveva 5, che aveva i numerini con le note, e dalla quale io copiavo le canzoncine che lei suonava ad orecchio. Il mio primo pianoforte verticale all'età di 5 anni, l'inizio degli studi a 7, e poi adesso sono qui con 4 lauree in conservatorio e con diversi concerti alle spalle. Hai trovato difficoltà particolari? Memorizzare i pezzi, e non puoi fare una lettura a prima vista, naturalmente. Ci sono le difficoltà degli insegnanti che non sempre capiscono come rapportarsi a te. Per esempio, la mia seconda insegnante di pianoforte al mio ingresso in conservatorio, che mi diceva devi fare così e faceva il gesto col braccio, certo. Oppure io non capivo, mi diceva sei una bugiarda, io ti avevo detto queste cose qui, perché lei non mi sapeva spiegare i riferimenti rispetto al braille. Tra voce e piano cosa preferisci? Voce. La voce, sì, decisamente. Sì, sì. La voce, possiamo dirlo, è una bellissima voce davvero la tua. Grazie. Io credo che davvero forse la musica sia tra le varie espressioni artistiche quella che maggiormente ha visto nel tempo una valorizzazione da parte delle persone non vedenti. A volte ho avuto quasi la sensazione che ci fosse un fenomeno un po' strano, per cui il fatto di essere non vedente diventava quasi prioritario rispetto al fatto di essere un buon artista. Ho avuto anch'io questa sensazione. Hai avuto anche te questa sensazione? Dicono la cantante non vedente, la pianista non vedente. Come per mettere le mani avanti, come per appiccicarti un'etichetta prima che la gente ti veda. Perché lo dicessero dopo, la gente mi ha visto, mi ha sentito soprattutto. Quindi bisogna ricordare, prima di tutto siamo persone. Secondo, siamo artisti. Terzo, abbiamo un vissuto. Grazie. Allora, grazie. Io ti chiederei di tornare e chiudere te con la canzone Fratello con mio Lontano. Brano. Allora, Fratello Lontano è un pezzo che ho scritto qualche anno fa. Allora, c'è un proverbio africano che dice lo straniero è un fratello che non hai mai incontrato. Io estenderei la parola straniero non solo come proveniente da fuori Italia, ma come lo sconosciuto, la persona che non conosciamo. Quindi io mi rivolgo a uno di questi tanti fratelli, un fratello immaginario, costretto a subire una guerra che spezza i sogni, una guerra che spezza le speranze, e gli chiedo di portare il suo canto di pace e prego che il mio canto di pace raggiunga lui. Grazie, grazie. Grazie, grazie mille a tutti, però una cosa che dovremmo tutti fare è ringraziare Franco, assolutamente, per la sua disponibilità, per la sua capacità di trattare queste tematiche con normalità, la nostra diversa normalità. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare questa iniziativa, a partire da Giovangi, Fiorenzo Sona, la nostra Silvia e Super Jack, perché in realtà Super Jack è un super ex cane guida in pensione, giusto? Dotato di superpoteri, in quanto è l'unico che appunto, un po' come il dottor Dolit, ha questa capacità di parlare con noi umani, ecco. E quindi grazie
a Super Jack, fratello lontano, Silvia Zaru. Theme, the he for me.
a dream come true. To me it's clear that he'll appear. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. He comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say. Sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, that's it.